Al via Latronico le giornate dedicate ai sentieri del benessere, progetto sostenuto dalla Regione Basilicata e organizzato dalle amministrazioni comunali di Latronico, Rotonda, Chiaromonte, San Severino Lucano e Novasiri, nato con l'obiettivo di realizzare un programma di rigenerazione urbana e sociale ancorato al turismo, alla cultura e alla sostenibilità. Il tema della rigenerazione, non solo strutturale, fisica, ma anche sociale, culturale ed economica dei nostri paesi, è il tema dello sviluppo della Basilicata. Io mi permetto di dire il tema dello sviluppo di tutte le aree interne d'Italia, perché ci sono aree interne dal nord, al sud e al centro. È un valore inespresso che può aiutare la nazione a riprendersi. Il comune non è sufficiente a se stesso, ma bisogna mettersi in rete e fare un'offerta insieme, che è quella di diversificarsi. Ad esempio Latronico punta molto chiaramente sui suoi paesaggi, sull'acqua e sul benessere come terme, però altri comuni possono puntare su altre, su cose storiche, su, diciamo, l'outdoor che ci mette in comune tutti. Il Dipartimento Ambiente ha finanziato questo progetto Sentieri del Benessere proprio per stare vicino alle amministrazioni comunali per la valorizzazione dei nostri borghi. Noi abbiamo 131 comuni che sono la nostra anima, e farli rivivere attraverso il turismo, attraverso la fruibilità degli ambienti, è fondamentale per la nostra economia. Un bilancio che si chiude con una conclusione della fase 1 della parte progettuale immateriale dei sentieri del benessere e ci permette oggi di affacciarci in quella fase 2, la fase 2 che ci richiamerà all'impegno quotidiano nei territori per coprogettare le attività pratiche, le attività esecutive da realizzare nel prossimo futuro, nel prossimo BN all'interno della strategia dei sentieri del benessere. La manifestazione si concluderà giovedì 29 agosto con uno spettacolo musicale.